sindaco, la legalità entra nelle scuole. Sì, un importante progetto che abbiamo realizzato insieme alla prefettura di Bari, un progetto pilota, ecco, con ANCI e avviso pubblico. Oggi siamo qui a San Severo, al liceo Pestalozzi, a parlare con gli studenti, a raccontare agli studenti di cos'è avviso pubblico, di cosa fa avviso pubblico, di cosa fa l'associazione Libera, insomma, a parlare dei mondi che ci circondano qui sul Gargano, ma anche l'intera provincia di Foggia. Un modo per affrontare insieme con loro il problema della mafia, il problema delle mafie e il problema della criminalità che è diffusa nei nostri territori. Lo abbiamo fatto con loro perché siamo convinti che istruzione e cultura siano gli strumenti necessari per combattere questa criminalità e dotare i nostri ragazzi dei giusti anticorpi. Riteniamo fondamentale portare i ragazzi fuori dall'aula, fuori dal loro ordinario, per entrare in contatto con la realtà del paese. Quindi siamo stati molto contenti quando la prefettura ci ha coinvolti e siamo stati anche selezionati in questo progetto, anche perché è un progetto, diciamo, molto innovativo dal punto di vista metodologico, quindi è un progetto che consente ai ragazzi di avvicinarsi alle istituzioni che, tra l'altro, in un comune come il nostro, che è San Severo, combattono quotidianamente con l'intimidazione, con la violenza che è strisciante, diciamo, che non appare così prepotentemente solo negli atti che costituiscono reato, ma anche proprio nella quotidianità dei ragazzi, nel modo in cui i nostri ragazzi interagiscono tra di loro. Per cui noi consideriamo molto importante che i nostri ragazzi acquisiscano diciamo, fiducia nelle istituzioni e fiducia in chi li guida, perché saranno, come è stato detto, diciamo, dai nostri anche relatori, saranno la futura classe dirigente, quindi loro stessi devono imparare a gestire anche il consenso. Come si spiega la legalità ai ragazzi? In realtà non si spiega, si vive insieme a loro, i ragazzi hanno bisogno di riferimento e essere con loro, parlare con loro di quelli che sono anche i problemi della quotidianità, di far capire che la legalità non è un qualcosa di astratto, ma è un qualcosa di vivo, di concreto, che ci permette di raggiungere un obiettivo che è quello della giustizia sociale, fa sì che i ragazzi siano non solo interessati, ma siano protagonisti attivi di questo cambiamento delle nostre città che noi tutti desideriamo. Speriamo di avere dato gli ingredienti sufficienti per raccontare la loro storia, che sarà un cortometraggio e anche una piccola piece teatrale che realizzeranno insieme agli insegnanti e agli operatori di Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese, con cui alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima si apriranno dei veri e propri laboratori.